È stato un anno turbolento, il 151esimo, dalla fondazione dell'Istituto Geografico Militare Eccellenza, radicata a Firenze. Due eventi hanno caratterizzato gli ultimi mesi, a partire dalla rimozione del generale Roberto Vannacci, che ha creato scalpore con il libro autoprodotto Il mondo al contrario, in cui assumeva posizioni omofobe e razziste. Al suo posto è stato nominato comandante il generale Massimo Panizzi, che in occasione della cerimonia dei 151 anni dell'Istituto ha voluto ricordare i tecnici toscani Leonardo Sensitivi e Tiberio Ghelardini, che lo scorso giugno a Ventimiglia, a bordo di una vettura durante un servizio, hanno perso la vita precipitando in un dirupo. Insieme a loro è deceduto anche un collega di Cuneo. L'Istituto guarda al futuro e pensa di istituire proprio a Firenze un museo dedicato al proprio lavoro. La città di Firenze, in occasione del 150esimo anniversario, ha attribuito all'Istituto anche il Fiorino d'Oro, la massima onorificenza della città, proprio a testimoniare l'importanza che ha per la città avere un'istituzione come questa. Se il progetto presentato oggi anche di una realizzazione del museo della storia della cartografia, come dire, aumenta il valore, il peso specifico di questa importante istituzione per tutta la città, quindi per noi un grande vanto.